Ciao ragazze, se il vostro uomo presenta queste caratteristiche, evidentemente non è l'uomo giusto per voi. E quindi adesso andremo a vedere queste caratteristiche negative, diciamo, che il vostro uomo potrebbe avere. Quindi vi dico, se il vostro uomo ha queste caratteristiche, scappate. Non cercate di cambiarlo, ma scappate. Prima caratteristica, sei un uomo violento. Ragazze, se un uomo violento non vi potrà mai amare come voi meritate molto meglio. E io per un uomo violento non vi sto parlando soltanto del classico uomo che torna a casa e vi picchia, ma violento anche con le parole, cioè magari vi fa violenza psicologica, anche quella è violenza. Quindi ragazze, se il vostro uomo vi tratta come una pezza da piedi, via. Andatevene, meritate di meglio, ve lo posso garantire. Sei un bugiardo. Siamo sinceri, ma quante volte a noi ci capita di dire delle bugie? Ma finché sono piccole, bugie va bene. Però se il vostro uomo è un bugiardo patologico, ciò significa che mente di continuo, proprio di continuo, scappate. Perché da una piccola bugia poi si può arrivare da una grande bugia, quindi scappate. Sei un traditore. Anche lì scappate, perché se un uomo vi tradisce, l'ha fatto una volta, secondo me l'ha fatto. Ciò significa, mia mamma ha detto, mia mamma ha fatto. Cioè, chiaramente, se uno ascolta sempre mammina, cioè non è una bella cosa. Uno, almeno noi donne, vogliamo un uomo che sia perlomeno, non dico maturo proprio al massimo, però che abbia una certa personalità. Se non vi mette al primo posto, allora io penso che sia anche normale che lui abbia tempo per gli amici, che un giorno invece che stare con voi va a giocare a calcetto oppure si fa una vacanza solo lui e i suoi amici. Io penso che sia normale, però se questo succede sempre, cioè che lui vi tratta come se foste una riserva, come per dire oggi i miei amici non sono disponibili per giocare a calcetto, ma che faccio? Vabbè, vado dalla mia fidanzata. Invece no, dovrebbe essere il contrario. Ciò significa che se voi che siete le loro fidanzate non siete disponibili per qualche motivo, allora vostro compagno, mettiamo, dice vabbè, telefono ai miei amici e tutto. Poi vabbè, una volta può darsi pure che lui possa mettere al primo posto gli amici, la famiglia, però secondo me quando uno sceglie di fidanzarsi non esiste che la fidanzata si senta trascurata. Chiaramente vi dico di scappare anche se ha sempre ragione lui. Allora, io penso che quando si litiga in un rapporto, perché è normale, pure io e il mio fidanzato litighiamo. Pure gli altri fidanzati litigano, è normale e naturale, è una cosa normalissima praticamente, che fanno tutti, perché è normale che ci possano essere delle incomprensioni e tutto. Praticamente, allora, però quando si litiga, il vostro fidanzato non è che può pretendere di aver sempre ragione, pure quando ha torto. Cioè faccio un esempio per farla breve. Mettiamo che siete fidanzate. Beccate il vostro uomo a letto con un'altra. Chiaramente lì scoppia il litigio perché è normale, lo farei pure io. Mi metto a litigare se per caso mio fidanzato dovesse fare una cosa del genere, anzi si può considerare un uomo morto. Se vuole solo il sesso, allora ragazze, chiaramente se il vostro uomo vuole soltanto il sesso, cioè vi cerca stranamente, che ne so, quando voi avete il ciclo sparisce, però ricompare dopo il ciclo, ricompare nei fine settimana in cui si sa, no, che uno c'ha più, sempre più intimità. Però durante una festa, mettiamo, scompare perché sa che non siamo davanti a tutti, chiaramente vi posso soltanto dire che un uomo che vuole soltanto il sesso, in realtà per lui vi considera come un oggettino sessuale, basta.
cioè lui non si vuole impegnare, non vuole una famiglia, ma vuole soltanto divertirsi. E per me, almeno come la penso io, mi posso pure sbagliare, però per come la penso io, un uomo che cerca solo il sesso va allontanato, perché cioè io non ho mai voluto avventure, quindi per come sono fatta io, infatti ecco perché ho aspettato tutto questo tempo per fidanzarmi, potevo fidanzare pure a 16 anni per intenderci, però ho aspettato. Poi se pensa ciò che dice la sua famiglia, cioè mi spiego meglio. Allora, si sa, no? I genitori, soprattutto le mamme, vogliono sempre il meglio per i loro figli. È normale che sia così, pure la mia mamma vuole il meglio e tutto. Però se chiaramente succede che il vostro fidanzato vi presenta sua madre non è d'accordo, perché che ne so, non le piacete, e lui dice, ma sa, siccome mia mamma ha detto così, 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 è meglio se noi rimaniamo amici o meglio se ci lasciamo, ragazze, è meglio che andate a finire così, credetemi, perché un uomo che si fa manipolare, tra virgolette, dalla sua famiglia, cioè secondo me non sarà mai in grado di amarvi. Cioè, alla fine, come per dire, un rapporto di convenienza, perché cioè, secondo me un uomo dovrebbe lottare per il proprio amore. Cioè, se tu ami quella persona, quello è, secondo me. Poi, il resto... Stessa cosa se odia la tua famiglia. Cioè, allora, io lo capisco che mettiamo un fidanzato dovrebbe amare la sua donna. Però se chiaramente poi prova un certo odio per la famiglia... Ragazzi, è meglio lasciar perdere, perché secondo me un uomo che odia la tua famiglia, secondo me non ama neanche voi, perché non può amarvi se appunto odia la cosa che voi avevate di più caro prima di conoscere lui. Assolutamente no. Chiaramente una cosa in cui si dovrebbe accendere il campanello d'allarme se non ancora vi presenta la sua famiglia. Allora, chiaramente c'è da dire che non è che uno oggi ti fidanzi, domani già lo vai a presentare alla sua famiglia. Dipende da tanti fattori. Però se chiaramente il vostro uomo non vi vuole presentare la sua famiglia, inventa sempre delle scuse, significa che forse non vuole impegnarsi seriamente. Il mio fidanzato mi ha presentato la sua famiglia dopo 2 anni e mezzo, ma per via della distanza che c'era, perché per via della distanza non si poteva mai combinare questi incontri e tutto. Però dopo 2 anni e mezzo, se stavamo, mettiamo, nella stessa città, dopo un anno, secondo me, quello poteva essere pronto per presentarmi la sua famiglia. Però se chiaramente vedete per un rapporto a distanza dopo 4 anni che non ancora vi presenta la sua famiglia, e dopo un rapporto in cui che non è a distanza, quindi vivete comunque vicini, dopo un anno, ragazzi, state attente perché non è un buon segno. L'ultimo segnale è chiaramente se psicopatico, manipolatore, narcisista, perché queste persone qua sono persone che si ricollegano in un certo senso al primo punto che avevo detto, cioè se un uomo è violento, perché uno psicopatico di solito è violento, manipolatore vi manipola, vabbè, ci siamo capiti, no? Quindi, ragazze, se il vostro uomo presenta queste caratteristiche, vi consiglio di scappare finché siete ancora in tempo. Poi chiaramente se il vostro uomo, mettiamo, ne ha qualcuna di queste caratteristiche, sì, non va bene comunque, però si potrebbe ancora salvare. Però se ne presenta veramente tutte o la maggior parte di quelle che ho detto, significa che secondo me non è l'uomo giusto per voi. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo prossimamente.